Vedete che sulla cresta di questo banco di tufo, lì in alto, si nota del conglomerato cementizio e poi delle pietre laviche, quindi quelle nere, e poi un grosso blocco di marmo bianco e marmo lunense. Quindi lì c'era una torre. Al di là della balaustra, sulla destra, in alto, si vede un'altra balaustra, vedete? Lì c'è un'altra torre. Di torri che chiudevano l'accesso alla città sacra, ce n'erano due. Perché ce n'è stata solamente una? Puma ha avuto pochissimi momenti di pace e purtroppo moltissimi di tensione. È la famosa guerra greco-gotica, quando un generale bizantino di nome Narsete pose l'assedio Puma, conquistò molte posizioni, poi tentò l'attacco alla città alta. Perché lui sapeva che nel tempio di Apollo, Totila, fratello di Aligerno, conservava il tesoro della città. Fece l'attacco alla parte alta, ma subì molte perdite. Guardate che la strada è molto angusta. In punti attaccati a schiera, hanno punti attaccati per volte. Le Termofili dovrebbero dirci qualcosa. 300 spartani contro 10.000 persiani, eppure rimasero lì, indenni per giorni e giorni. Ammazzarono moltissimi persiani, no? Fino a quando si fecero proprio cumuli di cadaveri, no? Quindi immaginate l'attacco alla parte alta. Narsete che subì moltissime perdite e ad un certo punto capisce che forse è meglio incominciare a pensarla in maniera diversa. Fece penetrare dal mare dei propri militari, dei genieri. Entrarono in questo viadotto e a questi diede un paio di ordini. Cioè, dovete erigere dal piano di calpestio un'impalcatura di legno fin sotto all'attacco di una copertura avvolta, che poi dopo vi farò vedere dov'era. Una volta realizzata questa impalcatura di legno, a questi diede altri due ordini: rompete il tufo e poi bruciate la palizzata. Cioè praticamente l'intento era quello di far crollare tutte e due le torri. Ne cadde soltanto una. Rivedé l'attacco alla città alta, subì altre perdite. A quel punto capì che forse era meglio proprio aggirare l'ostacolo della seconda torre. Attraverso che cosa? Attraverso la realizzazione una galleria militare che vediamo proprio lì. A sinistra di questo antro, chiuso da una rete metallica, c'è quello che si chiama in gergo militare galleria di mina, che porta proprio alle spalle della seconda torre. E sotto alla seconda torre si consumò questa cruenta battaglia, sotto alle mura fortificate della seconda torre, poi dopo ci andremo. Praticamente gli assediati furono costretti a capitolare, non perché l'attacco fu virulento, ma perché a un certo punto non avevano più proiettili a disposizione da scaraventare addosso agli assediati. Addirittura usarono le statue come proiettili. La statua di Diomede che si trovava su è stata rinvenuta nella parte bassa, quindi furono costretti a capitolare per questo motivo. Veniamo alla spiegazione di questa terrazza. Qui vediamo a sinistra, da questa catena e da questo cancello, un passaggio che se preso porta alla parte bassa. Vi inviterei a guardare questi due blocchi di tufo che fuoriescono dalla balaustra qui a dentro. Questo ci permette di dire che il cosiddetto antro della Sibilla Cumana era molto più lungo dei 131 metri attuali e giungeva fin qua. Dove ci sono quei due quadratini in alto, lì a una parete corta diciamo di fondo, no? Si notano due quadratini, uno a sinistra e l'altro a destra. Da lì partiva questa copertura ad arco a tutto sesto che chiudeva questo impianto, non era aperto. Sopra poi c'era la torre. Tutto questo fu fatto, diciamo, crollare da Narsete con la genialata che ebbe, quella di dare fuoco a tutto, di far crollare le torri, ma ne cadde soltanto una. A confortare le ipotesi che vi ho fatto finora sono queste quattro grosse nicchie che vediamo sul lato lungo di sinistra, che avevano una duplice valenza, e di ospitare all'interno delle statue onerarie, ma avevano uno specifico utilizzo tecnico, quello di scaricare il peso della copertura d'acqua a tutto sesto che si trovava proprio qua. E allora, lì c'era una galleria di mine, questi due blocchi di tufo che fuoriescono dalla palaustra vanno per mezzo di lì, d'altronde basta notare i resti della muratura che comunque si notano sulla nostra destra.
Vedete che è ben levigata la muratura di tutto. Quindi tutto questo venne giù, crollò. Quest'antro fu aperto dai Borboni e il tufo è stato utilizzato per farne costruzioni, ma per farne anche e soprattutto far nascere quella straordinaria perla architettonica che noi conosciamo come Casina Vitelliana del Fusano.